Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Un incendio si è verificato questa notte in via Pascoli a San Donà di Piave. Le fiamme sono divampate in un magazzino annesso a un'abitazione. Sono andati bruciati gli attrezzi e il materiale contenuto all'interno del magazzino stesso. Sul luogo sono intervenuti dalle 3 i vigili del fuoco di San Donà con un'autopompa e un'autobotte. I pompieri, in breve tempo, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'abitazione a fianco, che non ha subito alcun danno. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto. A seguito dell'attacco di Hamas, è stato aumentato anche a Venezia il livello di vigilanza e sicurezza sugli obiettivi israeliani. In particolare nell'antico ghetto di Venezia è stata predisposta una maggiore presenza degli agenti delle forze dell'ordine. È stata intensificata la vigilanza anche per quanto riguarda i singoli esponenti di vertice della comunità israelitica locale, nonché di enti economici e commerciali riconducibili a Israele. Anche l'aeroporto Marco Polo di Tessera da oggi sono stati sospesi i voli da e per Tel Aviv e Filadelfia della compagnia di bandiera El Ai. Parliamo della tragedia di Mestre. Attualmente risultano ricoverati presso gli ospedali del Veneto 14 pazienti coinvolti nell'incidente del pullman a Mestre. Scende da 9 a 8 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. I pazienti in situazione critica passano da 4 a 3. Per quanto riguarda in particolare gli ospedali del Veneziano, si prevede che oggi esca dalla terapia intensiva anche la giovane francese di 21 anni ricoverata a Dolo. All'ospedale di Mestre si registra il continuo miglioramento del paziente ucraino di 39 anni che nei prossimi giorni verrà dimesso dall'ospedale. E oggi sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dei trasporti al quale potrebbe aderire il personale ACTV e ATVO. Le principali richieste che stanno alla base dello sciopero sono salario minimo per legge a 10 euro l'ora, sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro. ACTV ha comunicato che per quanto riguarda i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani saranno garantiti dalle ore 6 alle ore 8:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29. ATVO comunica che il servizio sarà garantito dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 12 alle 15. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.